Allora, è il momento di conoscere anche altri protagonisti della società di Via Rutili, un po' chi fa da collante fra la prima squadra e il settore giovanile. Quindi chiamerei sul palco il responsabile dell'area tecnica, Marcello Pizzimenti. Poi a coordinare il lavoro sempre del settore giovanile, il responsabile del settore giovanile, Mirko Magnoli, la new entry del Foligno Calcio. Conoscere. Coordinatore del settore giovanile, Pierpaolo Berretti. Centro per una foto, per favore. Bagnoli, Pizzimenti e Berretti. Sono legame fra la prima squadra del Foligno Calcio e il settore giovanile. Li ringraziamo con un applauso per il loro lavoro. Grazie. Ritorniamo allora, perché lo abbiamo detto in apertura, questa è la serata soprattutto dei giovani, che ancora non hanno disputato gare ufficiali quest'anno. Dobbiamo andare a conoscere un'altra delle formazioni biancazzurre, impegnata in un campionato davvero interessante contro i giovani di società davvero blasonate. Sto parlando dei giovanissimi nazionali. Li facciamo salire sul palco, tutti i giovanissimi, accompagnati dallo staff tecnico al gran completo. Giovanissimi nazionali, il mister Piero Fontani, il suo vice Flavio Ceccarelli, entrambi confermati. Ceccarelli è stato anche il vice di Matrecano. Il preparatore atletico Stefano Spiero, il preparatore dei portieri Rocco Giorgolo. Aspettiamo che finisca la passerella, magari alziamo un po' la musica. Oh, look at my face. Ricordatevi per una fotografia. Stretti, stretti. Poco avanti, passate avanti. Avanti, avanti, che dobbiamo fare una foto. Sì, sì, sì. Giovanissimi nazionali del Foligno. Vi ringraziamo. In bocca al lupo naturalmente anche a voi. E allora, mentre guadagnano nuovamente il loro posto i ragazzi dei giovanissimi nazionali, c'è un'altra formazione che deve prepararsi. Sto parlando della squadra allenata da un mister ormai storico per gli organici del Foligno, sto parlando di Antonio Armillei. E quindi sul palco del Parco Fluviale Hoffman la rosa degli allievi nazionali. Prego. Oh, make me over. Mister Antonio Armillei, il suo vice Michele Pascarosa, ultimo arrivo in casa Foligno. Preparatore atletico Francesco Caccione, preparatore dei portieri Matteo Moroni, il fisioterapista Filippo Cubini, l'accompagnatore Marco Elisei.
Mister, i suoi ragazzi disertano, eh? I suoi ragazzi disertano. Salve. Ecco lo staff tecnico degli allievi nazionali. Grazie allora. Arrivano? Eccoli, con calma. Allora, visto che i ragazzi sono arrivati così, con un pizzico di ritardo, mister, qua la condizione ancora non è delle migliori. Ancora non è delle migliori, eh? Speriamo insomma anche quest'anno di fare un buon campionato, di far bene. Cosa vuole dire adesso ai suoi ragazzi, visto che ce li ha tutti qui? In bocca al lupo. Allora l'in bocca al lupo agli allievi nazionali del Foligno. Nazionali del Foligno, e allora continuiamo a crescere, pietà, perché tra pochissimo c'è, diciamo, la squadra dei grandi del settore giovanile del Foligno, la squadra Berretti. Anche mister Matrecano è passato da lì. Quest'anno c'è un altro mister altrettanto importante, lo andremo a conoscere tra poco. E quindi sul palco la Berretti del Foligno Calcio con il suo staff tecnico, mister Federico Giunti, il suo vice Antonio Foglietta, il preparatore atletico Alessandro Staia, il preparatore dei portieri Stefano Raponi, il fisioterapista Matteo Trabalza, l'accompagnatore Moreno Piernera. Aspettiamo sul palco la Berretti biancazzurra. Di Mosconi, vediamo che c'è anche qualche infiltrato della prima squadra qui, dopo andremo a conoscere meglio. Quindi lasciamo la parola adesso al mister, intanto che i ragazzi guadagnano il palco. Federico Giunti lo conoscono un po' tutti, no? È un umbro che ha vestito la maglia della nazionale italiana. Ha giocato con il Milan, che non sempre è un vantaggio, però ha giocato con il Milan. E adesso è alla guida della Berretti del Foligno. Mister, un saluto alla città. Buonasera a tutti. Niente, volevo ringraziare la società qui presente perché mi ha dato la possibilità di continuare un percorso professionale che avevo iniziato l'anno scorso. Ho sposato in pieno la politica che si fa qua a Foligno, perché credo che, come hanno ribadito coloro che mi hanno preceduto, credo che per sopravvivere in queste categorie non ci sia altra via che fare una politica puntata sui giovani. E quindi sono orgoglioso di guidare la squadra che sta sotto la prima squadra. Avremo la possibilità di lavorare a stretto contatto con loro, quindi credo sia stata fatta la scelta più giusta per poterli far crescere questi ragazzi. Allora, un compito delicato per Federico Giunti, a cui facciamo naturalmente il più grosso in bocca al lupo, a tutto il suo staff e alla squadra della Berretti del Foligno. Grazie a tutti. Allora, aspettiamo un attimo per le foto. Grazie. Scende dal palco la Berretti del Foligno Calcio e ci stiamo avvicinando alla prima squadra, siamo quasi arrivati. Le squadre giovanili le abbiamo ormai viste tutte.